Questione dell'accoglienza, perché sono arrivate le prime chiamate al numero verde messo a disposizione dalla Regione per i privati che vogliono accogliere in casa i migranti, ma sul servizio è scattata subito la polemica. Già una ventina di persone private avrebbero fatto sapere di essere disponibili a ricevere migranti nelle loro abitazioni. Il numero messo a disposizione dalla Regione Toscana è dunque già attivo. Risponde lo staff della Regione, anche se poi è la Prefettura Fiorentina, che coordina le altre prefetture regionali, a gestire i contatti. Forse anche quel simbolo, quel bambino che è morto, insomma, ci ha messo di fronte tutti alla nostra coscienza, ecco. Dunque il clima attorno a questa vera e propria emergenza strutturale che risponde al nome di migrazione sembra essere cambiato negli umori, nell'opinione pubblica sì, ma per quanto? Semmai bisogna chiedersi quanto questa disponibilità da parte dell'opinione pubblica durerà, perché appunto si tratta di uno shock emotivo, tutti gli shock emotivi sono come degli aloni che progressivamente tendono a riassorbirsi, a quel punto vedremo sulla lunga durata e quando ci sarà un minimo attenuata l'emergenza con l'arrivo dell'inverno, come si presume, a quel punto bisognerà vedere quanto nel quotidiano l'accoglienza sarà ancora accompagnata da un atteggiamento di solidarietà. Chi ha chiamato il numero verde, ma per chiedere di accogliere invece degli indigenti italiani, è stato il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli, che provocatoriamente ha pubblicato poi il video realizzato su Facebook. Se tu volessi fare questo volontariato con invece per accogliere gli indigenti italiani, non posso passare dal servizio pronto accoglienza della regione. No, diciamo che questa è una misura attivata per l'emergenza dei migranti. Solo per gli immigrati. Gli italiani niente, sì, si attacca.